Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Adesso il prossimo relatore, un vecchio amico della community italiana di Odoo, Matteo Boscolo, arriva, che porta il cilindro col coniglio, no. Scoppierà tutto. Ce l'hai l'archetto? Ok, allora Matteo ci presenterà la sua soluzione per la gestione del PLM su Odoo, che è tra l'altro una soluzione storica. Sì. Quanti anni sono che? Siamo partiti nel 2010. Complimenti. Ok, grazie a tutti, io sono Matteo Boscolo, faccio parte di Omnia Solution, principalmente in azienda mi occupo dello sviluppo e l'implementazione di Odoo. Siamo partner di Odoo dal 2010, quando si chiamava ancora OpenRP, e da allora, diciamo, avendo un background che partiva relativamente alla parte, diciamo, di produzione e anche di quello che è il PLM, quindi Product Lifecycle Management all'interno di un'azienda, l'idea è stata quella di adattare il nostro know-how che avevamo in azienda e creare un prodotto, che è Odoo PLM, eccolo qui, che si presta molto bene alla gestione aziendale del prodotto, soprattutto nelle aziende manufatturiere. Quello che molti non sanno, però sentono, è la parola PLM. Cosa vuol dire PLM? PLM è tutta la galassia di informazioni che io posso associare a un prodotto e gestire all'interno di un sistema, quale esso sia. Nel caso specifico, come potete vedere dalla slide, ci sono varie voci che entrano rispetto al prodotto. Quindi possiamo gestire il marketing, l'R&D, piuttosto che lo sviluppo del prodotto, piuttosto che la gestione del dato in sé, quindi disegni tecnici che vengono fatti all'interno dell'azienda. Quindi fondamentalmente il PLM è un prodotto che si presta bene per la gestione delle aziende manufatturiere, quindi che partono da un design con alcune piattaforme di sviluppo di disegno e poi pian pianino si sviluppa all'interno, diciamo, dell'azienda e poi viene mandato fuori questo prodotto una volta che è prodotto e quant'altro. Quindi tutta la gestione relativa al prodotto viene presa in causa dal PLM. È molto importante, molto importante capire la differenza che c'è tra PLM e PDM. Molti lo associano come prodotto equivalente, ma sono due cose completamente diverse. Cioè il PDM è compreso nel PLM. Il PDM si presta solamente alla gestione del documento tecnico, quindi ho il mio ufficio tecnico che produce dei disegni, devo gestire quei disegni in qualche modo. Ecco, questo è il PDM. Il PLM va oltre, come vedete dalla slide, ha una serie di altre informazioni a corredo. E la prima volta che vidi OpenRP, che era la versione, se non sbaglio, la 5, intuì subito le potenzialità che c'erano dietro questo software, perché permetteva di avere un'interfaccia web, era facilmente estendibile, e allora io lavoravo su un'altra azienda che produceva proprio un PLM e un CAD, e vedevo delle cose strabilianti rispetto a quello che andavamo a installare noi dai clienti. Questo è stato il motivo per cui noi abbiamo iniziato lo sviluppo di questo software. Allora, perché consigliamo il nostro PLM come soluzione? Intanto, soprattutto perché Odoo è unico in sé, non si trovano piattaforme così semplici da espandere, e un'altra cosa molto importante è che nel mercato ad oggi i sistemi ERP sono sempre connessi con un PLM, non ce n'è uno che è nativo all'interno del PLM. Voi fate una ricerca su internet, vedrete che alla voce PLM e ERP vedrete tante connessioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho un sistema con un suo database che gestisce i disegni, che gestisce i prodotti, che gestisce le revisioni dei prodotti, le distinte e quant'altro, che è completamente separato da tutto quello che è l'ERP. C'è sempre un collante tra le due cose in cui le informazioni vengono trasferite di solito solo in un verso, quindi dal PLM verso il sistema ERP, e ci sono delle procedure più o meno automatica a seconda dei sistemi, che permettono di trasferire i dati tra una parte e l'altra. Questo è un grosso svantaggio che hanno questi sistemi, perché anche se sono molto verticalizzati, hanno molte funzionalità lato PLM, poi a livello aziendale
forzano l'azienda all'acquisto di più licenze per la gestione e in più forzano diciamo, il dato a non essere condiviso in maniera appropriata all'interno di tutta l'azienda. Il nostro PLM invece, essendo all'interno di Odoo, ci dà questa possibilità, cioè il nostro dato è dentro Odoo, e dopo lo vedremo nello specifico nelle slide che seguono, e quindi tutte le cose che io vado a fare nell'ufficio tecnico vengono riflesse in tempo reale all'interno di tutto il sistema ERP. Potete immaginare quanto semplice poi è, diciamo, condividere le informazioni a livello aziendale. L'altra potenzialità che abbiamo è quella della possibilità di connettere il nostro software con varie piattaforme CAD, quelle più popolari. Posso citarne alcune, tra cui Solid Edge, SolidWorks e Inventor di Autodesk sono le principali, ma ne abbiamo anche altre. Il fatto di avere diciamo, questa connessione con questi CAD così popolari ci permette di adattarci veramente bene a tutte le esigenze aziendali, perché bene o male quelli sono i CAD che girano in commercio. L'altro vantaggio, ma questo lo sapete tutti perché meno male Odoo lo avete visto, ci avete sviluppato, sapete quanto semplice sia estendere diciamo, e personalizzare Odoo. Anche con questo modulo PLM noi non abbiamo rivoluzionato diciamo, il sistema con cui Odoo lavora, ma l'abbiamo esteso in modo che sia nelle versioni successive molto più fruibile, e garantiamo naturalamente quest'altra cosa. E poi, naturalmente, come vi dicevo precedentemente, il fatto di avere nel prodotto, nella gestione del prodotto aziendale, che il prodotto, sapete benissimo, in Odoo va, no, dal magazzino, arriva alle vendite, insomma, attraversa tutto diciamo, il sistema, avere questa informazione e gestirla, e estenderla nelle potenzialità, aiuta sicuramente a condividere l'informazione a livello aziendale. E ho voluto proporre qui alcune novità relative alla versione 16. La versione 16 è nata un po' con un po' di ritardo rispetto agli altri anni. Di solito la gente che veniva agli Odoo mi vedeva lì a lavorare durante le ore, perché volevo subito essere presente, insomma, con la versione nuova per uscire. Quest'anno invece abbiamo preso un po' di tempo, abbiamo ragionato su quello che avevamo fatto e abbiamo fatto un po' di redesign. Soprattutto la cosa che ci è piaciuta e che abbiamo modificato in maniera diciamo bella, a mio avviso, è tutta la parte della gestione delle revisioni, che prima era fatta in maniera caotica, sparsa, e abbiamo cercato di riunirla e di concentrarla usando proprio, a livello tecnico, per chi mi ascolta, la parte Mixin di Odoo, quindi avendo una classe semplice Mixin che poi viene estesa su varie entità, e questo permette di avere un design unico, diciamo, riflesso su varie entità. Abbiamo riguardato tutti i processi che facevamo all'interno del software, e anche lì abbiamo messo le mani e abbiamo cercato di rendere più fruibile possibile il, diciamo, il tutto. Un'altra cosa carina è che abbiamo esteso anche le funzionalità, quindi non abbiamo solo ridisegnato, ma abbiamo anche esteso. Adesso ci mettiamo, diciamo, mentre prima lavoravamo, no, distinte, prodotti, qualcosa degli acquisti, produzione naturalmente perché le distinte arrivano, adesso ci siamo spostati anche un po' sull'help desk, perché capita spesso, per chiudere quel giro che abbiamo visto prima, no? Che arriva una segnalazione all'interno diciamo dell'azienda che un pezzo che abbiamo fabbricato si è rotto, e in qualche modo bisogna gestirlo, c'è la qualità, però poi a livello statistico diventa difficile associarla a un prodotto oppure a una macchina, quel prodotto rispetto a una macchina, e quindi abbiamo visto il modulo help desk, abbiamo esteso modulo delle rotture che abbiamo, quindi adesso dall'help desk è anche possibile direttamente inserire le informazioni del prodotto e quant'altro. E un'altra cosa carina, che è proprio di un paio di settimane fa, è l'estensione delle azioni automatiche. Sapete che ho due le azioni automatiche, no? Voi potete, non so, cambiamento di un valore di un certo campo, potete far scaturire un qualcosa. Avendo noi diciamo, il workflow all'interno dei prodotti, che vi farò vedere dopo, abbiamo dato la possibilità di eseguire un'azione automatica al cambio di stato di un certo prodotto. Cioè io prendo il mio prodotto, comincio a disegnarlo, poi a un certo punto l'ho finito, devo comunicare a qualcuno che quel prodotto l'ho finito. Quindi c'è una funzionalità viene chiamata di conferma del mio componente. A quella funzionalità lì possiamo far utilizzare qualsiasi azione automatica di Odoo e fare qualsiasi cosa, quindi dall'invio della mail a, insomma, qualsiasi cosa che si possono fare con le azioni automatiche. Sapete che c'è anche il codice Python, quindi potenzialmente le potenzialità sono infinite. Questo diciamo, è una cosa che a me è piaciuta molto quando l'abbiamo sviluppata, perché
ribadisce il concetto che Hadoop ELM non è un applicativo a sé stante verticalizzato, ma è un'estensione di funzionalità all'interno di Hadoop stesso. E questo che mancano, che non ci sono attualmente. Okay? E naturalmente poi, essendo l'applicativo composto da due parti, cioè una parte di Hadoop, una parte che sta nell'applicativo CAD, abbiamo migliorato notevolmente l'interfaccia, come si può vedere anche nella parte bassa dell'immagine. Adesso, prima, quando si salvava un pezzo, si poteva stare lì anche mezz'ora, non si capiva cosa succedeva. Adesso abbiamo messo quella bellissima toolbar che gira e ci fa vedere lo stato d'avanzamento del prodotto, del salvataggio. E quali possono essere i benefici di questa soluzione? Un po' li ho già detti, ma li ribadisco giusto per scorrere l'immagine. Abbiamo un unico sistema Hadoop. Questa, ribadisco ancora, è importantissimo, avere un unico sistema aziendale. Molte aziende non capiscono, bisogna che questo è un messaggio che possiamo fare noi come community e ribadire questo fatto, che abbiamo una sola piattaforma che può fare tutto. Ed è vero, perché io ho aziende che seguo aziendalmente che hanno tutto, cioè dalla fatturazione al PLM, completamente, tutto quello che si può fare lo facciamo. Abbiamo le informazioni in tempo reale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io salvo una tavola, quindi un disegno 3D, una tavola, in tempo reale viene generato per esempio un PDF e questo PDF l'ufficio acquisti può spedirlo per l'acquisto. E questa è un'altra cosa che si intende nel PLM per le informazioni disponibili in tempo reale. Altra cosa importante è la distinta. Io a livello di disegno cambio il mio design, cambio le voci all'interno della distinta, salvo, nel momento in cui ho salvato, la distinta in Hadoop è cambiata ed è modificata e questo naturalmente può essere utilizzato sia per l'avanzamento, quindi quando io faccio una produzione, diciamo step avanzamento lavori, no? Disegno man mano dico di portare cose, di procedere con la produzione che in altre situazioni. E naturalmente il sistema è scalabile, sapete benissimo che Hadoop si può tranquillamente scalare, insomma, a seconda delle esigenze possiamo aumentare le risorse e cercare una soluzione. Dove troviamo il PLM all'interno di Hadoop? Okay? Nei prodotti. Qui vedete tutte le parti, alcune, non tutte, tutte le parti principali in cui il nostro PLM incide nei prodotti. Sopra avete, se non erro, i prodotti template, sotto i prodotti. Vedete, abbiamo due nuovi campi, uno è quello più a sinistra, avete il numero di ingegneria e la revisione. Questo indica che per ogni prodotto possiamo avere più di una versione, quindi voi potete revisionare i vostri prodotti all'interno di Hadoop, cosa che non c'è, perché il modulo standard di Hadoop, ripeto, riesce revisionare solo le distinte, ma non i prodotti in sé. Quindi cosa vuol dire questo? Questo implica che all'interno del magazzino abbiamo due prodotti in differenti versioni, quindi possiamo gestire anche le versioni precedenti all'interno del magazzino, cosa che Hadoop non gestisce. Abbiamo la preview che viene messa in maniera automatica durante la fase di salvataggio. Okay? Nella parte bassa, vedete, ci sono dei tasti verdi, quelli lì muovono il workflow, quindi il ciclo di vita di ogni prodotto. Quindi c'è un ciclo di approvazione per ogni prodotto all'interno del sistema. E dove c'è quella catena rotta, lì è la gestione delle rotture all'interno di Hadoop. Okay? Passiamo poi alle distinte e vediamo cosa è stato fatto all'interno delle distinte. Abbiamo un set di stampe che va a chi ne macina un po' di produzione, sa cosa vuol dire, no? Avere una distinta foglie, primo livello, secondo livello e quant'altro. Abbiamo tutta una serie di bottoncini all'interno della distinta che mi permettono di accedere ai disegni, quindi in tempo reale posso vedere i miei disegni, come più preferisco. Vedo lo stato delle revisioni, le quantità di taglio, quindi chi fa pezzi tagliati va a gestire anche quello. E all'interno della produzione c'è una cosa molto bella, perché potete, quando attivate l'ordine di lavoro, avere all'interno il documento che viene generato PDF direttamente dal CAD, cioè il mio disegnatore mi fa un documento e quel documento, senza che lo passo da qualche altra parte, mi viene preso in automatico e viene fornito a chi lo deve produrre. Quindi hanno in tempo reale l'informazione. Quindi faccio una modifica e la produzione, il minuto stesso che l'ho fatta, la può recepire. Ok? Molto veloce. E c'è quel tasto PLM all'interno dell'ordine di lavoro, della maschera di ordine di lavoro. Ci siamo messi anche nella parte progetti, perché quando io sviluppo una macchina, se la faccio in serie è un discorso. Se invece la macchina la faccio per quel cliente lì, voglio capire dove siamo messi
e l'integrazione con il progetto mi permette di monitorare in maniera semplice e veloce, diciamo, cosa succede nei vari componenti rispetto al progetto. Come vi dicevo, la parte di helpdesk, quindi dall'helpdesk mettiamo la segnalazione in tempo reale nel prodotto, nel papà del prodotto, quindi potrei avere una rottura, non so, di un cuscinetto all'interno di una macchina. Io posso dire qual è il cliente, come l'ha segnalata, qual è la macchina e qual è il prodotto che si è rotto. Quindi ho tutte queste informazioni e le colleziono all'interno del sistema. E poi abbiamo tutta l'implementazione per quanto riguarda le attività, le COCR, che vuol dire Engineering Change Request, Engineering Change Revision, cioè la gestione della revisione, quindi la richiesta e la gestione della revisione all'interno del prodotto. E questo l'abbiamo fatto estendendo le attività standard di Odoo. Quindi abbiamo aggiunto funzionalità all'interno di Odoo, sempre pensando alla nostra filosofia. E poi l'integrazione CAD. Cioè il CAD, come vedete, cioè questo è Solid Edge, però negli altri CAD più o meno è la stessa cosa. Abbiamo una toolbar nella parte alta con dei tasti, sono viola naturalmente per chiamare Odoo, e quei tasti lì ci permettono di parlare in tempo reale con Odoo, quindi aprire documenti, revisionarli, dargli le informazioni, quant'altro. Allora, io, come bravo nerd che qualcuno ha detto stamattina, mi sono preparato una piccola demo, per farvi vedere giusto un salvataggio. Devo ringraziare perché non era prevista sta cosa, cioè io pensavo di avere il cavetto da attaccare per presentare, mi sono trovato, diciamo in poco tempo sono riusciti a diciamo a mettere in pista questa condivisione del mio PC. Ok, allora questo è Odoo 16, questa è la parte di PLM, quindi qui all'interno del PLM avete tutta la gestione dei prodotti, come vi dicevo. All'interno dei prodotti avete tutte le informazioni. Una cosa che non si vedeva nelle slide, ma che ci tengo a far vedere, è che c'è una scheda tecnica che viene proprio messa qui per l'ufficio tecnico, cioè completamente appannaggio dell'ufficio tecnico, quindi materiali, trattamenti superficiali, insomma, chi ne macina un po' di produzione queste cose le conosce. Abbiamo una parte diciamo documentale, quindi tutti i file vengono salvati direttamente qui in questa schermata. La cosa carina è che, per esempio, se io vado a filtrare per il mio prodotto scavatore che mi sono preparato, qui ho la mia preview, naturalmente qui ho i documenti linkati, quindi questi sono i documenti CAD, questo è il documento nativo. Poi siamo riusciti a creare un documento di metaformato e cliccando in questa parte qui, vedete, l'utente può anche visualizzare in tempo reale, in 3D, all'interno di Odoo stesso, la sua macchina. Questa viene generata in maniera automatica, cioè proprio al salvataggio del file vengono generati anche questi metadati. E la cosa carina, naturalmente, è che questa interfaccia qui vi permette anche, non so, di cambiare lo sfondo, insomma, una serie di funzionalità avanzate, tra cui non di meno le informazioni che l'hanno prodotto. Possiate immaginare cosa vuol dire dare in mano un oggetto del genere in una produzione, cioè a livello produttivo uno arriva lì, si apre il suo Odoo, vede il modello 3D e capisce come deve montarlo, okay? C'è il PDF ma anche il 3D. Vediamo un attimo un processo di salvataggio. Qui per questioni di tempo ho fatto questo piccolo modellino, non l'ho fatto, l'ho trovato già fatto, e vi faccio vedere un processo di salvataggio qual è, giusto per darvi un'idea, no? Vi viene data una preview di quelli che sono le nuove parti con i loro nomi, vanno assegnati dei codici, ci sono delle codifiche automatiche del prodotto che si possono effettuare. Una volta fatta questa operazione, alla pressione del tasto accetta, il sistema comincia a elaborare i dati e visto che è una versione demo di prova questa qua che stiamo sviluppando, spero non si rompa, però vedete la toolbar che vi dicevo dà la segnalazione del salvataggio, del progresso del salvataggio di tutte le parti. Questo assieme qui si chiama single piston, quindi per vedere l'effetto di questa cosa, ecco qui. Cosa ha fatto? No? Noi abbiamo visto aprire un assieme, schiacciare un po' di tasti, schiacciare un altro tasto, tutto qua. Beh, intanto abbiamo la bitmap qui, che si vede poco, però c'è, è già qualcosa. Poi cosa vediamo? Vediamo un altro prodotto qui, ok, con il suo bel documento. Vediamo la sua distinta. Quindi da qui accediamo alla distinta e la vediamo in toto. Quindi in questa frazione di tempo, tenete presente che la macchina Windows con cui ho fatto il salvataggio è virtualizzata sulla mia macchina
Okay? Quindi ho O2, la macchina virtuale, insomma, in una frazione di qualche secondo sono riuscito a ottenere distinta, sono riuscito a ottenere tutti i prodotti salvati e tutti i documenti relazionati. Come vi dicevo, ci sono questi tasti sono carini perché vi fanno completamente accedere al dato, quindi vado a verificare tutte le informazioni che mi interessano. E poi, naturalmente, se io faccio un'azione di check-in di questo documento, in questo momento qui, tramite quelle azioni che ci eravamo detti, vengono generati anche i file di servizio, quindi per la renderizzazione della parte 3D. Quindi vedete in quanto tempo sono riuscito ad ottenere anche un modello tridimensionale da sviluppare, cioè, da dare al mio ufficio, insomma. Ok? Questo è quanto. Non so se devo finire, mancano 4 minuti, finiamo qua se c'è qualche domanda. E niente, se mi mettete l'ultima slide, che c'è solo le informazioni, grazie. Grazie Matteo. Ok. Allora, io intanto una domanda, no, non so se l'hai già detto in fase di presentazione. Sì. Da quanti anni? Dal 2010. 2010. Open era 5. Chi se lo Ok, ricorda? facciamo parte del gruppo storico, quindi partiamo sempre abbastanza, sì, siamo arrivati tra i dagli primi. albori. Allora, se ci sono domande per Matteo, potete farle sempre tramite il QR code qui sopra, così Sì, vediamo un po'. tenete Se vuoi presente. aggiungere qualcosa. No, che sono più di 10 anni di sviluppo, quindi quello che vi ho fatto vedere è solo una piccola parte di quello che effettivamente fa il software, ecco. Una piccola parte. E abbiamo aziende che vanno diciamo, da produzione di macchine enormi per l'industria della cementifera, penso si dica. Quindi proprio torri di cemento complete a macchine insomma, per il trasporto della panificazione o insomma un po' tutta la parte produttiva viene gestita, insomma, ecco. Ok, arriva qualche domanda. In quali settori, tipi di prodotti viene maggiormente utilizzato PLM Sì, oggi? come dicevo, tutte le aziende che producono, detta male, pezzi di ferro, ok? Per farci capire, cioè chi fa macchine fondamentalmente o a linee di produzione si utilizza il software. Cicli di lavoro. È possibile gestire diversi cicli di lavoro per lo stesso prodotto tracciando i passaggi? Bisogna personalizzare, nel senso che andrebbe associato al prodotto e una volta che il prodotto genera durante il salvataggio la distinta si può avere anche quella cosa lì, sì, assolutamente Comunque, sì. diciamo, di base il sistema è, diciamo, pronto per essere comunque customizzato ed esteso per Assolutamente, qualsiasi tipo sì. di necessità. Assolutamente, sì. Ok, come avviene l'integrazione della modellazione 3D, se con API o con connettore particolare? No, utilizziamo le API del software su cui ci appoggiamo, le estendiamo e poi le API di O2 per trasferire i dati. Su che versione funziona? E dalla 6 alla 16. Dalla 6, ma ancora manutenuta la No, non sala ce su. l'abbiamo nessuno fortunatamente, però. Va bene, va bene. Allora, c'è ok, qualche installazione in No, abito ambito fashion fashion? no, ci abbiamo avuto varie richieste, però la fashion Quando faranno gli abiti ha di ferro, forse? forse. No, hanno tutta una gestione particolare la parte fashion, quindi sì, anche il CAD che utilizzano è un CAD particolare, non si presta bene per essere utilizzato. Diciamo che l'industria manufatturiera di base è quella su cui noi, il nostro target principale. Può essere applicata a Se hanno qualsiasi uno strato CAD? API, sì. Scusa, perché mi ha proiettato, perdono. Ma chiedeva se. Vai, scusa. Qualsiasi CAD? Quali sono i CAD con cui Allora, possiamo. attualmente abbiamo SolidEdge, SolidWorks, Inventor, AutoCAD, FreeCAD, poi Inventor e ThinkDesign. Stiamo lavorando su Creo a breve. Sì, sono già tanti, insomma. Però sì, se il CAD ha uno strato API per l'estensione, noi possiamo integrarlo. Va bene, grazie Matteo. Grazie mille a voi e a tutti quanti. O2 Italia, a fianco delle imprese italiane.